Buonasera, questa sera parliamo di un libro, ve ne parlo dal mio letto. Min Tran Hui è l'autrice di questo libro che si chiama La principessa e il pescatore, ve lo faccio vedere. Non avevo mai sentito parlare di questa autrice, che è di origine vietnamita, è nata in Francia, questo è importante, è nata in Francia esattamente nel 79, figlia di emigrati vietnamiti degli anni 60. È la storia di una ragazza giovane, nata in Francia, figlia di genitori vietnamiti, e non è una vera e propria autobiografia questa qui, però insomma chiaramente trae origine dalla vita dell'autrice. È la storia di un amore, o meglio di un'amicizia, tra questa ragazza, nata appunto in Francia, e un altro ragazzo, sempre vietnamita, nato però in Vietnam, che è venuto di pochissimo più vecchio di lei, nato in Vietnam, che è venuto in Francia, che era già un adolescente. E questi ragazzi, fra di loro nasce questa fortissima amicizia, che da parte di lei è amore, lei si innamora di questo ragazzo. E hanno moltissimi momenti assieme, spesso parlano del Vietnam, che viene vissuto questo Vietnam in modi completamente diversi. Lei, che è nata a Parigi, quindi non ha mai visto il Vietnam, prima di alcuni viaggi che fa e vengono raccontati nel libro, e non ha probabilmente nemmeno tanta voglia di vedere il Vietnam. I genitori di lei non ne parlano, non ne parlano mai, non parlano mai della loro vita, perché la loro vita è stata estremamente difficile. Loro hanno combattuto contro i francesi, poi contro i comunisti, diciamo, perché loro erano di una famiglia ricca, quindi sono, diciamo, stati perdenti. Però nella loro famiglia ci sono state persone che poi hanno fatto carriera nel nuovo regime, dopo la guerra con il Vietnam, altri che invece sono stati all'opposizione, sono molto, molto classiche, e loro hanno sofferto. Sono venuti in Vietnam perdendo tutto, scusate, sono venuti in Francia perdendo tutto, e hanno ricominciato una vita. Non voglio mai parlare del Vietnam. Lei, in fin dei conti, forse non gli interessa neanche saperlo. Mentre lui, il ragazzo, il Vietnam è presente nella sua vita, anche lui non ne parla tantissimo, però non è come lei, così staccato. Lui è venuto in Francia adolescente, no? E quindi tutta questa storia che viene raccontata è una storia d'amore molto molto tenera, molto molto dolce, un'amicizia, non è una storia d'amore. E narra anche lo sviluppo e il progredire delle idee che ha sul Vietnam questa ragazza. E il libro è molto bello perché, come molti libri, mette insieme due culture, due modi diversi di essere, no? E questa ragazza è gran parte, diciamo, l'autrice stessa. E questi capitoli del libro sono inframmezzati da piccoli pezzi di una favola. E il fiabesco è una cosa molto che interessa molto questa autrice, la quale, fra l'altro, ha scritto anche dei libri e ha raccolto delle leggende, delle fiabe del Vietnam. Io l'avevo, come ho già detto, mai sentito nominare questa autrice, però insomma riesce molto bene a fare venire fuori cosa succede quando abbiamo questi mondi che si incontrano. A me piacciono molto questi libri. Poco tempo fa, quei pochissimi che mi seguono hanno visto che ho recensito il libro di Amitav Ghosh, che vive una situazione simile, ma ci sono anche tanti altri libri, Anita Desai, anche lei indiana e americana. Ci sono anche però molti libri della letteratura ebraica, di ebrei che sono ebrei, quindi hanno una cultura di un certo tipo e che vivono o che vivevano in paesi arabi. Per esempio, a Baghdad, prima della guerra, c'erano molti ebrei, no? Che poi con la guerra, insomma, sono dispersi. Quindi questa è la bellezza di questo libro. È un libro abbastanza breve, si legge facilmente, è di una 160-170 pagine, ed è molto molto bello. Io devo dire la verità che mi sono appassionato di questa autrice,
e mi sono già ordinato due libri che ha scritto, uno La doppia vita di Anna Song e un altro, l'ho appena ordinato, non mi ricordo più il titolo, di la verità, però insomma vorrei approfondire questo. L'autrice spesso cita nella sua, in questo libro, Murakami, l'autore giapponese con il quale lei ha molte somiglianze, molte vicinanze. Io francamente insomma non lo so, io ho letto un paio di libri di Murakami, mi pare Norwegian Wood, lo vedo qui scritto, e un altro che adesso non mi ricordo, non mi ha proprio appassionato. Curiosissimo un po' sapere perché lei ha fatto questo. Ha fatto anche un libro scritto dedicato proprio al suo rapporto con questo autore giapponese, che non ho, non so se comprare. Ecco, solamente un bel libretto, guardate, non costa molto, onestamente costa 15 euro. Io l'ho comprato in una libreria del viaggiatore, che stava eliminando i libri, ho trovato fra i libri etnici, diciamo così, delle varie culture. Però è molto bello, è un libro che secondo me è al di sopra, si stacca dalla... non è un libro vietnamita, un libro francese, è un libro che veramente raggiunge il livello più elevato, è proprio questo problema di queste persone che sono figlie di due culture, insomma viene approfondito abbastanza bene, non approfondito, tratteggiato, però molto interessante. Bene, quindi La principessa e il pescatore, eccolo qua, ecco, editrici, l'editore è un editore un po' strano, perché l'editore si chiama, ve lo dico subito, 66 Tand TH, Tand 2ND, tipo Second, un editore che non ho mai sentito nominare e che francamente non so neanche quali altri titoli abbia mai. Ah, ci sono alcune cose, è di Roma. Vabbè, insomma, non è importanza. Bene, buona lettura.